Bentornati ragazzi su Resident Evil 6. Vediamo se questo episodio sarà un pochettino più soft rispetto agli altri. Abbiamo avuto dei contenuti abbastanza prolungati nel tempo, col tempo, con le tempistiche di registrazione. Ne ho parecchio abusato, posso dire. Scusate. La lira, non mi fa neanche parlare, io ti sparo nei piedini, cicciottelli. Erutta. Allora, facciamo questo episodio più leggero. Facciamo finta che non abbia detto nulla. Ciao ragazzone. C'è qualcuno che viene. Qua! Ciao! Cos'è stato? Ciao bel ragazzone! Questo manco a te ti farei nel culo! E vabbè dai! Ah, non va. Vediamo se li possiamo abbattere con le... E dai, ciccione. Ok, quello è andato. Questi me li prendi i punti. Allora, monellini. Perfetto. Avevamo il trasformatore qui. Vabbè, può essere che ci tornerà utile un pochettino più avanti. Potevamo conservarcele queste munizioni, ma perché? Oh là là! Lasciami, chiappone mollo! Sei abbastanza duro da tirare giù. Il dardo si affonda nella tua ciccia. Ok, forse dovevo andare avanti di lì. No, non dovevo andare avanti di là, di là, di là. Lo vediamo qua che c'è. Ah, Leo, perché sei saltato in quello scivolo? Ah, già sappiamo tutto.
quindi. Ah, vero, perché i laboratori sono dall'altra parte. Disgraziato. Disgraziato, ho fatto vedere un infarto. Allora. Cambiamo. Punti, 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 punti. Almeno potenziamo poi le abilità. Aspetta un attimo. Io mi ero organizzato per aumentare, diciamo, i colpi critici. Perché allora aspetta, mi posso organizzare un bel... No, ah, non li posso... Niente, vabbè, la prossima volta me lo organizzo meglio il secondo. Disgraziato, maledetto. Dai. Palestra con questi torna utile. Punti a tempesta. Andare giù. Tanto uno l'ho dimenticato. Questo carica. Questo carica pure. Non saranno molte. Catch point. Larve. Larve, larve, larve. Granate, ne abbiamo tre incendiarie. Possono tornare utili. E qua abbiamo molti bozzoli. Ovviamente dovremmo vedere il video. C'è la cassetta, secondo me. Creature schifose che ci sono sotto vetro. Ah. Calibro 12 a tempesta. Aggressione rilevata. I laboratori resteranno isolati finché la sicurezza non verrà verificata. Ovvero? Meglio ripulire. Grazie. Questo. Questo dopo che salta via la corazza. Dai, salta la corazza. Via. Muori. Aia, mi sembrava che era morto. Ma non muori. Non muore. E ora è morto. Salve. Mettiamo quelli esplosivi.
Se ce ne sono altri. Poi. Ui. Uè, 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 uè. Ok. Ma ancora ce ne sono. Il dardo è misero metà pino. Dai. Ora basta. Ecco perché mi ha dato tutte quelle munizioni. Questo caricalo. E questo ce lo teniamo. Mamma mia. Allora. Riprendiamo in mano la situation. Io qua. Allora, ci prendo un minuto perché ho piccoli inconvenienti durante. Prima e dopo. Ok, non è che tutto sto schifo ora di nuovo, e me ne vado, se posso evitare evito. Happy birthday Ada dovrebbe esserci scritto, infatti abbiamo visto questo nella campagna di Leon, questo video. Anzi, il videotape. Tale e quale a me. Per forza Liam è confuso. Ah. Quindi il capo espiatorio, vedete chi è in realtà. Un bello spettacolo? Sì. È molto illuminante. Che vorrebbe dire? Beh, correggimi se sbaglio, ma non sei forse tu su quel nastro, Ada? Dietro Neo Umbrella ci sei tu. Io... Non so di cosa parli. Simmons non sarebbe così sciocco da giocare a carte scoperte. Lui e la sua famiglia vogliono una cosa sola. Stabilizzare e sostenere il sistema che hanno creato. Ma tu... Tu vuoi distruggerlo. Ah, quindi... E il mondo punterà il dito su di te. Quindi capito qual è la macchinazione? Cioè praticamente la sosia di Ada Wong sta utilizzando Simmons come capo espiatore per far ricadere la colpa su Ada alla fin fine. Cioè allora praticamente sta mettendo l'uno contro l'altro per distruggerli. Contro la vera Ada Wong. Per distruggere il sistema. Perché come dice giustamente la vera Ada, non, Simmons non si esporrebbe così. Una vecchia amica, Simmons. Ada Wong. Bando alle ciance e andiamo al sodo. Quel piccolo doppione che hai creato mi ha appena comunicato che vuole distruggere il mondo. Cosa? La gara è iniziata. Vediamo chi arriva primo. E qua dovremmo aver concluso il capitolo. Una sola morte. Che ragazzi... le risate ve le siete già fatte nelle campagne che ho giocato con l'aiutante, perché le morti le ho fatte vedere tutte, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Ora però vedrete solamente i numeri, perché io taglio tutto, non vi faccio vedere niente, perché io copro gli imbrogli. Però alla fin fine si vedono i risultati. Sì, una morte sola praticamente
Elena è stata uccisa dalla sorella, praticamente perché non ho sparato in tempo. Comunque io avevo sparato, vabbè, comunque sono i numeri quelli che contano. Quindi quindi finiamo così questo episodio, perché altrimenti rischiamo di allungarci troppo e perderci in episodi troppo voluminosi. Quindi per questo episodio, ragazzi, è tutto. Ci vedremo con la prosecuzione, perché avete visto già il risvolto, il passo importante è stato fatto nel momento in cui è stata scoperta la sosia di Ada Wong, non è non altro essere che un'arma bioorganica creata da Simmons, che a sua volta si sta ribellando a lui. Diciamo che vuole sovvertire il sistema, fa ricadere la colpa di queste sperimentazioni su Simmons, ma dare al mondo un capro espiatorio, che è la vera Ada Wong. Vedremo come andrà a finire. Alla prossima, ciao ragazzi!